Beh, la forza del coraggio di uno Stato che è presente, di uno Stato che oggi non lo è soltanto simbolicamente ma fattivamente, attraverso ovviamente delle presenze straordinarie che vedono forze dell'ordine, magistratura, associazioni anti-racket, a partire ovviamente da una figura come quella di Grasso, che credo a tutti va la nostra in modo particolare riconoscenza, ma soprattutto quella volontà di reagire di un'impresa che non ha abbassato la testa, di imprese sane che devono avere lo Stato accanto, uno Stato che c'è, che arriva e quindi che in qualche modo non si gira dall'altra parte. Il governo Meloni, che ha ovviamente integrato anche la parte economica di sostegno di oltre 1 milione di euro per l'annualità 2023-2024, e a questo si aggiunge ovviamente quella operazione culturale che vede i tanti progetti del Viminale, quindi la mia presenza e l'attenzione, ma anche della Commissione Antimafia guidata da Chiara Colosimo, che certamente saprà essere attenta a questi territori, ma a tutto il territorio nazionale, perché purtroppo l'andrangheta e le mafie sono invasive e pervasive. E può dire di no, gli operatori economici oggi possono dire di no per due ragioni. Il primo, perché c'è un'associazione anti-racket a Reggio Calabria che garantisce agli imprenditori che nessuno sarà solo, nessuno sarà isolato, che prevede la condivisione dell'esperienza, che è un fatto cruciale, è stata la ragione del successo dell'esperienza di Capo Orlando più di 30 anni fa. E il secondo fatto è che ci sono delle istituzioni che sul campo, non a parole, hanno mostrato una credibilità assoluta. E quindi questi due elementi insieme, l'associazione e il rapporto con le istituzioni, sono l'occasione per gli imprenditori reggini di cogliere questa opportunità che 10 anni fa ancora non c'era. Oggi c'è, e questa opportunità significa che oggi è molto più facile di 10 anni fa esporsi. Basta volerlo, correggo, basta sceglierlo di fare. Siamo molto felici di essere qui perché quello che facciamo da qui è lanciare un segnale, dire che la Commissione Antimafia, che lo Stato insieme al sottosegretario Ferro è qui e resta qui a fianco al coraggio degli imprenditori che denunciano, e agli imprenditori che ancora non hanno denunciato consigliamo di denunciare, perché stare dalla parte del bene conviene sempre di più, anche a livello remunerativo, di stare dalla parte del male, per questa terra, per la possibilità di riscatto, per la legalità.